Salve a tutti, siamo qua con Enrico Brizzi, autore di L'arte di stare al mondo. Siamo al Salone Internazionale del Libro di Torino e ora vorremmo farle qualche domanda. E la prima è: qual è il suo libro Galeotto? Cioè il libro che l'ha ispirata nel suo lavoro, che le è piaciuto di più, che è il suo, cioè praticamente il suo libro del cuore. Non so se possa essere definito come il libro che in assoluto mi è piaciuto di più nel corso di tutta la vita fin qui, però di sicuro il libro che mi ha cambiato la vita, dandomi l'idea che scrivere poteva essere una gran figata, è Il giovane Holden, perché correva in maniera clandestina fra i banchi del liceo e, anche se così non aveva nessun contenuto né pornografico né di violenza, era considerato qualcosa di molto al di fuori dai canoni di Svevo, Manzoni e Pirandello, e quindi nel liceo che frequentavo non era assolutamente un libro di testo, era un libro di quelli che gli amici ti davano dicendo: guarda, questo lo devi leggere assolutamente, vedrai che ti cambia la vita. E posso dire che per me è stato così. E volevamo anche chiederle che lei durante l'incontro ha parlato di eroi mancati, suo nonno, e di anche eroi che poi lo sono diventati, ma oggi per noi giovani, visto che lei nel suo libro Jack Frusciante uscito dal gruppo parla di giovani, ecco, per noi giovani quale potrebbe essere oggi un eroe, un esempio da seguire? Ma credo che l'eroismo di cui si parlava all'inizio del Novecento o in tempo di guerra non sia tanto sensato oggi. L'eroismo che viene richiesto oggi ai ragazzi è l'eroismo di provare a farcela, molto semplicemente, cioè quello che la generazione dei miei genitori considerava scontato, cioè che lavorando in due ci compreremo una casa, lavorando in due riusciremo a garantire un tenore di vita migliore ai nostri figli, oggi non è più vero, banalmente. Per cui io ho 38 anni oggi, ma mi rendo conto che sia i miei coetanei che ancora di più chi è più giovane, chi si affaccia adesso sul mondo del lavoro, si trova in condizioni in cui l'eroismo è semplicemente riuscire a trovare un lavoro e mantenerlo, e se proprio ci si vuole sentire degli eroi mitologici dell'antica Grecia, la cosa che consiglio di fare, trovata la persona giusta, è riprodursi. Cioè, essendo così dura la situazione economica e esistenziale quando si è da soli, effettivamente per fare dei figli ci vuole una briciola di follia, una follia che io auspico che ognuno trovi in sé. Le faccio l'ultima domanda, cioè oggi nel 2013 abbiamo questa, diciamo, globalizzazione culinaria, cuciniamo cose diverse, cose prese anche un po' da altre culture. Lei preferisce più la cucina delle sue zie, delle sue nonne, quella più tradizionale e quasi di nicchia, o una cucina più presa appunto da altre culture? Noi siamo cresciuti con i fast food e i ristoranti greci e cinesi in tutte le strade praticamente, per cui la particolarità forse di chi ha 20, 30 anni o qualcuno di più oggi è di riuscire a far convivere perfettamente le due cose, per cui magari quella che era una volta il piatto speciale, il primo o la pietanza speciale del giorno di festa, ancora lo consideriamo buono, anzi ottimo, per Natale, per le feste. I nostri pasti di mezzogiorno hanno a che fare molto di più con dei sandwich, con dei pizzette, quindi qualcosa che ha a che fare con la tradizione italiana, o anche con il kebab e qualcosa che arriva da fuori. La cosa secondo me interessante è che quelli che una volta erano i piatti, una volta l'uomo a mezzogiorno si fermava dal lavoro e in pausa mangiava primo, secondo, contorno, se ne aveva anche il dolce, e oggi noi consideriamo questi i piatti della domenica, i piatti della festa, e tutto il carosello di cucina etnica in mezzo alla quale siamo cresciuti ha più a che fare con la pausa pranzo o la cena al volo al chiosco. Perfetto, grazie mille per la sua disponibilità. Dal salone è tutto, grazie, arrivederci. Brava.